Un rinvio di 2 mesi, dal 30 di settembre al 29 di novembre, ma questo non ha comunque tolto a Final Fantasy XV la possibilità di essere qui a Colonia e di presentarsi con quella che molto probabilmente sarebbe stata la versione più vicina possibile a quella della release di fine settembre. Lo proveremo tra qualche giorno, in maniera un po' più corposa, con più ore a nostra disposizione. Ma intanto qui alla Gamescom, con una demo purtroppo in lingua tedesca, sia nel doppiaggio che nei sottotitoli, abbiamo avuto la possibilità di giocare a circa 50 o un'ora del nostro tempo. La demo chiaramente è basata sui 50 minuti che sono stati distribuiti in questi giorni, i 50 minuti che avete potuto vedere sul web, anche perché abbiamo giocato effettivamente ai primi 50 minuti di Final Fantasy XV. Perdendo un po' di tempo in giro, come si è soliti fare quando si ha la possibilità di esplorare un gioco nuovo, con il quale chiaramente non abbiamo velleità di arrivare alla fine in tempi brevi, perché è pur sempre la prova di una demo. Abbiamo perso un po' di tempo e quindi non siamo riusciti ad arrivare fino alla fine di quelli che erano i 50 minuti di gameplay, ma abbiamo comunque potuto provare un po' di quella che è il primo approccio con Final Fantasy XV. Partiamo col dire che la guida, che si sblocca più o meno a metà del nostro percorso della demo, è risultata essere abbastanza fastidiosa, anzi, vi dirò con tutta sincerità, l'ho trovata del tutto inutile. La guida d'altronde viene sviluppata a mo' di binario, la macchina non può svoltare a sinistra liberamente, così come non può andare a destra liberamente, non c'è la possibilità di fare un fuoristrada e di conseguenza nemmeno di provare a guidare come si farebbe liberamente in qualsiasi titolo dove vi è la possibilità di mettersi al volante di una macchina e condurla a proprio piacere. Quindi dimenticatevi la libertà che potreste sperare a bordo della vostra vettura, piuttosto ricordatevi come funzionavano un po' gli sparatutti a binario di tempo fa e metteteci invece una macchina guidata dal vostro controller in maniera molto limitata. Le svolte infatti saranno possibili esclusivamente quando dovrete girare effettivamente a sinistra o a destra, così come la retromarcia si attiverà soltanto quando effettivamente ve ne sarà bisogno. Insomma, un sistema abbastanza farraginoso, macchinoso, che non si esalta e che ci ha dato decisamente fastidio nel momento in cui abbiamo avuto la possibilità di scorrazzare liberamente nelle strade di Final Fantasy XV. Quindi dinanzi a un rettilineo, pur apprezzando quella che era il landscape, quindi tutto lo scenario offerto dalla grafica, c'è da dire che oltre che girare la telecamera non è che si potesse fare poi moltissimo. Apprezzabile invece la possibilità di scegliere la colonna sonora della nostra radio, con presenti Final Fantasy il primo capitolo con tutto il preludio e anche tutta la colonna sonora di Final Fantasy 7 e del 10, che però mancava della main theme to Xanarkand. Dal punto di vista del gameplay, avendo la possibilità di testare 3 armi a nostra disposizione e di combattere con un paio di avversari, tra cui anche uno abbastanza grosso che sicuramente si può definire e catalogare come un mini boss, abbiamo potuto constatare che il gameplay rimane comunque quello che abbiamo già visto sia nella demo delle 3 in cui si combatteva un behemoth, sia in quella che avevamo provato a suo tempo, più oramai di un anno fa, rilasciata sempre da Square Enix nell'episodio Dusky. Il gameplay si conferma insomma con le stesse modalità che già conosciamo, niente di nuovo, soltanto dal punto di vista tecnico e quindi grafico abbiamo notato che effettivamente Hajime Tabata, nelle sue dichiarazioni che giustificavano il perché del ritardo, ne aveva ben ragione, perché comunque Final Fantasy XV si è presentato ancora un po' sporco, con i modelli poligonali soprattutto del volto non perfetti e con dei capelli che non risultano essere decisamente in linea con quelle che possono essere le esigenze del 2016. Tecnicamente insomma, per quanto riguarda i modelli dei nostri protagonisti, togliendo chiaramente i fondali e gli scenari che comunque ci sono sembrati, almeno limitatamente a quello che è il deserto iniziale, abbastanza caratterizzati, c'è molto ancora da lavorare e se non molto, comunque qualcosa ancora da ritoccare, che può giustificare il fatto di dover aspettare altri 2 mesi ed evitarci quindi una patch del day one che avrebbe comunque differenziato, come diceva lo stesso Tabata, l'esperienza di chi acquistava il gioco al day one e aveva a disposizione una connessione internet e chi invece purtroppo, debilitato da una connessione alla rete internet, non avrebbe potuto usufruirne allo stesso modo. C'è da dire che comunque Final Fantasy XV in questi 50 minuti, chiaramente penalizzati dalla impossibilità di cambiare la lingua alla demo e quindi di doverlo giocare necessariamente in tedesco e perdere quindi anche un po' i significati del tutorial e dei linguaggi, ha convinto meno di quanto ci si aspettasse. Poi ci sarà sicuramente l'occasione di una prova nelle prossime settimane più approfondita e comunque di andare molto più avanti nell'esperienza e arrivare poi magari a quando sarà l'uscita a novembre con un'esperienza completamente diversa, almeno dal punto di vista dell'approccio.